del centrodestra sono stati denunciati molti assembramenti, poche mascherine e anche diciamo, qualche slogan contro il Presidente della Repubblica. Tutto devo dire brutta la distonia d'immagine rispetto alle parole del Presidente della Repubblica, che ho molto apprezzato. Il Presidente Mattarella ha fatto un intervento alto, secondo me, che io condivido da sindaco. Coesione, vicinanza a chi soffre, un'Italia coraggiosa che è in grado di ripartire senza rancore. Dall'altro, una manifestazione in cui spiace rilevare che chi dovrebbe dare l'esempio, cioè chi rappresenta le istituzioni, chi fa politica, se c'è un divieto di assembramento, dovrebbe dare l'esempio. E forse ci sarebbe anche qualcuno che dovrebbe multarli, perché poi io raccolgo mail di migliaia e migliaia di cittadini, vedo anche il dibattito italiano, c'è chi è stato sanzionato perché ha fatto la focaccia al pomodoro mentre la poteva fare solo in bianco, c'è chi ha avuto il locale chiuso per 5 giorni perché ha fatto il casatiello, c'è gente che ha pagato multe a Napoli perché camminavano in 5 persone, che cosa voglio di differente rispetto all'assembramento che abbiamo visto ieri. Quindi la pagina di ieri è davvero vergognosa. Nello stesso tempo però ci dobbiamo abituare, perché io ogni giorno, anche sotto Palazzo San Giacomo, ci sono assembramenti di disperati, però è un po' diverso rispetto all'assembramento del 2 giugno. E quello lo dico perché ogni volta capisco il dibattito, c'è un assembramento, le città si cominciano ad animare. Quindi questo lo voglio dire un po' a tutti, che iniziamo una fase nuova, dove è difficile anche chiedere alle forze di polizia di possono andare col battipanni a separare le persone come se fossero mosche, cioè un tema nuovo, però insomma la pagina, devo dire, del 2 giugno, siccome quella manifestazione non è una manifestazione spontanea, non è una manifestazione di una disperazione sociale, è una manifestazione politica, evidentemente è stata voluta da chi l'ha organizzata e che dovrebbe dare invece l'esempio del rispetto alle regole. Quindi credo una brutta pagina che non ha nulla a che vedere con la dialettica democratica.